Ciao a tutti, come avete notato è un video un pochino diverso dal solito, è un video natalizio, mi sto preparando piano piano alle feste, stanno arrivando le feste di Natale, Capodanno e io in questo video vorrei raccontarvi delle festività invernali in Russia. Volevo fare questo video un po' più dettagliato perché ci sono molte cose da raccontarvi, molte curiosità e in Russia in generale, nei paesi dell'ex Unione Sovietica, festeggiano Natale e Capodanno in modo un po' diverso dall'Europa. E questo video sarà sulle festività invernali russe. Poi anche su Facebook sto mettendo piano piano che stanno arrivando le feste, metterò anche altre informazioni, alcune cose, alcune foto. Quindi guardate anche la mia pagina Facebook, vi metto il link sotto al video e vi metto anche dei link degli altri video che ho fatto sulla Russia. Effettivamente l'anno scorso non ho fatto un video del genere e non vi ho spiegato come sono fatte le feste e come si svolge tutto quanto. In questo video vi racconto, vi metterò le immagini, vi scriverò tutto. Allora, il Natale in Russia viene festeggiato il 7 gennaio e non 25 dicembre come in Italia, perché c'è la religione ortodossa e per il calendario ortodosso è un po' diverso. Infatti Natale in russo si dice Рождество, Рождество. Quindi se il Natale è a gennaio, prima festa diciamo invernale è Capodanno, del 31 dicembre al 1 gennaio e viene festeggiata a mezzanotte come qui. E devo dire che per i russi è molto importante, visto che è la prima festa, diciamo, invernale. Infatti da noi tutte le vacanze partono dal 30 o dal 31. E viene festeggiata anche più del Natale, secondo me, perché intanto per il discorso del comunismo, perché nel comunismo si poteva festeggiare il Natale il 7 di gennaio, lo sapete. E le persone hanno iniziato a festeggiare in massa Capodanno ed è diventata una festa nazionale perché si lascia alle spalle il vecchio anno, i vecchi problemi e si inizia un anno completamente nuovo. Infatti le persone cercano di festeggiare sempre Capodanno con le persone più vicine, più importanti, parenti più importanti, amici più importanti. Fare una festa molto interessante, molto ricca, molto grande, perché quando si festeggia in Russia si festeggia anche una settimana e infatti bevono tanto, ballano tanto, cantano tanto, c'è molta varietà di piatti, fanno una tavolata enorme di varie insalate russe, di cibi, di primi piatti, eccetera, eccetera, fanno un sacco di cose. E anche le bevande alcoliche, analcoliche, tutto insieme, tutto mischiato, una festa molto grande, molto importante. Infatti tutti cercano di avere il giorno libero, dal 30, 31 e 1 anche, e poi si festeggia tutta la notte con le persone più care, cerca di fare la festa più ricca possibile, perché è la festa più importante dell'anno. Bisogna fare i desideri a mezzanotte. E c'è anche un detto: Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Che vuol dire come festeggerai il Capodanno, così sarà l'anno nuovo automaticamente. Quindi va festeggiato molto bene, molto, in modo molto bello e con le persone molto importanti. Infatti, Capodanno in russo si dice Новый год. Novi God, cioè anno nuovo, letteralmente si traduce come anno nuovo. E se volete fare gli auguri di anno nuovo, di Capodanno, dovete dire S Novim Godom, S Novim Godom, cioè buon anno nuovo. Potete anche aggiungere l'anno, per esempio, S Novim 2016 Godom. S Novim 2016 Godom. Se volete dire buone feste, potete dire S Praznikami. Buone feste, s praznikami. Al plurale s praznikami e al singolare s praznikam, cioè buona festa, s praznikam, al singolare. Come in Italia c'è il Babbo Natale, in Russia c'è Dead Maros, che letteralmente si traduce Dead sarebbe il nonno e Maros si traduce come freddo o gelo. Dead Maros, cioè nonno gelo. Dead Maros e viene rappresentato più o meno come il Babbo Natale italiano, con la barba bianca, col vestito caratteristico, eccetera. E in Italia viene da solo, invece in Russia viene con Snegurochka.
si pronuncia Snegurochka e deriva dalla parola sneg, cioè neve, la bambina delle nevi, si traduce, e sarebbe la nipote del Dead Maros, del Babbo Natale. Quindi vieni Dead Maros con Snegurochka. Sempre nelle case si mette gli addobbi natalizi, decorazione, si mette l'albero di Natale e l'albero di Natale in russo si dice yolka, yolka o novogodnia yolka, cioè albero proprio di Natale, novogodnia yolka. Che poi l'albero di Natale e gli addobbi natalizi si tiene in casa a lungo, molto a lungo, anche fino a febbraio, anche fino a marzo, finché c'è la neve, perché finché c'è la neve si può prolungare un po' lo spirito di Natale, si sente ancora le feste, e infatti finché c'è la neve c'è l'albero, ci sono le lucine ancora, si sente ancora la festa. Poi un'altra cosa molto interessante del Capodanno in Russia, che negli ultimi decenni viene usata la tradizione orientale e associa ogni anno nuovo con un simbolo a forma di un animale e che ogni anno nuovo dà le sue speciali proprietà. Infatti i simboli diciamo, simboli sono l'oroscopo cinese e sono 12 simboli e rappresentano 12 animali diversi. Ogni anno è un animale diverso di questi 12. Sono questi: ratto, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, pecora, scimmia, gallo, cane e maiale. Infatti, quest'anno 2016 sarà l'anno della scimmia, quello dopo sarà l'anno del gallo e così via, e tutti i 12 animali. Infatti, si regalano a Capodanno anche le figurine o magneti dei simboli dell'anno e si dice che porti moltissima fortuna per l'anno nuovo. La cosa interessante è che in realtà Capodanno in Russia molto tempo fa, come anche in Cina, perché la Russia per la maggior parte si trova in Asia e infatti veniva festeggiato in primavera, perché la natura si risveglia in primavera e quindi Capodanno in realtà doveva essere in primavera. Infatti, come le tradizioni, a volte la Russia si divide tra l'Europa e l'Asia, tra l'Occidente e l'Oriente, perché si trova un po' tra tutti e anche per la geografia e per la celebrazione dell'anno nuovo ha mescolato tutte le tendenze. Quindi ha mescolato le tradizioni, stili e tendenze sia dell'Europa sia dell'Asia. Si festeggia 31 come in Europa, però si fa gli anni cinesi come in Asia. E questa è, diciamo, la caratteristica particolare del Capodanno in Russia. Albero di Natale è venuto già dall'Occidente, infatti prima non c'erano. E tutti gli animali dell'anno nuovo dall'Oriente. Ci sono moltissimi film del Capodanno che potete anche vedere, magari poi vi metterò anche su Facebook via via. Il famoso, ancora amato da tutti, i film lo fanno vedere tutti i Capodanni, sempre, tutti i 31 dicembre. Sempre fanno vedere questo film che si chiama L'ironia della sorte, Ironia Sudbui, Ironia Sudbui. Magari poi metterò tutte le informazioni su Facebook. Dopo il Capodanno, quando abbiamo festeggiato il tutto, tutte hanno fatto tutto, c'è il Natale che è il 7 gennaio. Le persone vanno in chiesa, fanno una festa più tranquilla, spesso una festa in famiglia, non fanno più tutte queste grandi cose. Fanno una cosa un po' più intima, cena normale, o pranzo di Natale, così molto semplice, molto tranquilla rispetto a Capodanno. E poi c'è Befana in Italia, c'è, e da noi Befana non esiste come festa, proprio non esiste. Però Befana esiste in realtà come un personaggio cattivo nelle favole e nella mitologia slava e si chiama Baba Yaga, che si traduce Nonna Yaga, Baba Yaga. Quindi come festa, come la data, non esiste Befana. Però
però ci sono altre feste invernali che in Italia non ci sono, e ora ve le dico. Per esempio, la festa che viene festeggiata la notte dal 13 al 14 gennaio e si chiama Stari Novi God, che si traduce il vecchio nuovo anno, Stari Novi God, che sarebbe vecchio capodanno. Infatti si festeggia l'arrivo dell'anno nuovo che deve portare molta fortuna, si lascia alle spalle l'anno vecchio, si ricorda tutto quello che è successo di bello e di brutto e piano piano si lascia andare l'anno vecchio, dal 13 gennaio la notte al 14 gennaio. Poi il 19 gennaio c'è un'altra festa interessante, poi vi metterò le foto, che si chiama Crescenia. Crescenia, che si traduce come il battesimo, Crescenia. E anche questa festa è un po' particolare perché proprio in questo periodo Crescenia, infatti si dice Crescenski Marosi, cioè il giorno di battesimo di questa festa, perché in questo periodo le temperature sono bassissime, le più basse di tutto l'inverno di solito. E per la tradizione si deve andare sul fiume. E il fiume, tutti i fiumi russi in questo periodo sono ghiacciati, ricoperti proprio di ghiaccio così, però si va nel fiume e per la festa si prepara proprio il ghiaccio, si rompe il ghiaccio, si fa tipo una piscina e si mette una scala dentro. E lì uno si deve buttare 3 volte con la testa, si deve tuffare 3 volte con la testa. Lo possono fare tutti, lo fanno anche ai bambini piccolissimi, agli adulti, tutti lo fanno e si dice che se 3 volte ti tuffi nel fiume con la testa, devi proprio tuffarsi, nel fiume ghiacciato, e allora diciamo ti purifichi, anche ti dà molta salute e ti purifichi dai peccati, una cosa un po' sia di tradizione ma sia anche di salute, dice che fa anche molto bene. È anche una specie di purificazione, una festa molto particolare, molto carina. Infatti viene festeggiata tanto, ci sono varie famiglie, tutti vengono coi costumi, con accappatoi, invece fuori è tipo meno 40 gradi, sono tutti con ciabatte con l'infradito, stanno lì e aspettano, poi quando è il momento si mettono in fila e uno a uno si tuffano 3 volte nel fiume. Io non l'ho mai fatto perché la mia nonna mi ha sempre vietato perché ho problemi sempre con la gola, ho sempre mal di gola e lei mi ha sempre vietato. Però ho vari amici che lo facevano tutti gli anni, sempre, è una specie di tradizione. Video vi ho raccontato un po' di tutte le feste, di tutte le tradizioni russe invernali. Sono feste italiane particolari, qualcosa di interessante, invernale sempre. Scrivetelo nei commenti sul mio profilo Instagram o sulla mia pagina Facebook, tanto poi metterò tutte le foto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi auguro buona giornata, vi auguro buone feste in anticipo e spero che passate un buon Natale in famiglia e festeggerete benissimo anno nuovo. Spero che l'anno nuovo vi porterà tanta felicità e tanta fortuna. Grazie per l'attenzione, spasiba e до svidaniya.